Ciao e benvenuto sul mio canale. Se ti piacciono questi contenuti, ti invito ad iscriverti e a fare un giro sul mio canale. Aiuti me e a far crescere il mio canale. In questo video parliamo della storia di Franco Giuseppucci. Roma, 1947. Nel quartiere di Trastevere nasce Franco Giuseppucci. Cresce in una famiglia di fornai, aiutando il padre nell'attività di famiglia e tutti nel quartiere lo chiamano il fornaretto, nomignolo, che si porterà addosso per sempre. Ma quel lavoro non lo aggrada, almeno non come lui vorrebbe, perché inizia presto l'interesse per il gioco d'azzardo, specie le corse dei cavalli che diventerà presto una vera ossessione. Trova infatti un impiego alla sala corse di Ossia, come butta fuori, ma spiana la sua passione, stando a stretto contatto con i malavidosi romani che si dedicano soprattutto al racket del gioco d'azzardo, dell'usura e della prostituzione. Per la sua passione dunque servono soldi, tanti soldi. Ed è qui che comincia a custodire, o come si dice a Roma, a reggere, le armi dei rapinatori, per ottenere soldi velocemente e senza stare troppo sotto i riflettori della polizia. Il gioco è facile, il tutto sta nel nascondere bene le armi, ma la poca esperienza lo porta nel gennaio del 1976, ad essere arrestato per detenzione di armi che custodiva in una roulotte trovato nel quartiere del Gianicolo, a Roma, dove dentro c'erano due mitra, sette pistole, dodici passamontagna, del cloroformio, sacchi di iuta, quanti, insomma, tutto quello che serve per aprire delle persone. Lo rintracciano tramite il numero di targa della roulotte ma il vetro rotto della stessa diventerà un alibi perfetto per Franco Giuseppucci. Così, senza poter provare che sia stato lui a mettercele, e per la prima volta, non sarà l'ultima, viene scagionato. In quei giorni passati in carcere costruisce nuove amicizie criminali e lo chiamano da lì il Negro, per via della carnagione scura. Uscendo, continua la sua custodia di armi e lo fa per un suo amico Enrico de Petis, renatino di testaccio, ma cambia strategia, portandole dietro con sé in auto nel il suo maggiolone, fino a quando, per prendere un caffè, lascia la macchina aperta davanti al bar. Ormai era un personaggio nel quartiere che avrebbe preso la macchina del negro ed invece passa di lì un certo di cani, ladro di auto che ruba l'auto e la consegna a una batteria di giovani romani della Magliana, che è a capo ha un certo Maurizio Abadino. Nel frattempo Giuseppucci, senza tregua, per essersi fatto soffiare l'auto, fa una serie di ricerche che lo portano alla Magliana. E si presenta per farsela restituire potrebbero nascere degli equivoci o qualcosa di più grande invece di uno scontro nasce lì in quel quartiere un'alleanza dando inizio ad una batteria di novani che comincia ad alzare il tiro e pensano ai sequestri di persona franco giuseppucci è di qualche anno più grande degli altri e lo spiccato carisma lo rendono ben presto a capo della banda. Lui è lo stratega della banda, sarà colui che ingegna, crea e tiene contatti di un certo livello, a tal punto che certe cose le tiene per sé, ma in quel mondo criminale, il sapere troppe cose, ti rende facilmente un bersaglio. Comincia così l'attività criminale della banda, con il rapimento Gian Santi Roberto, un gioiellere in via Sacchetti, nella zona di Montesagro. Ma all'atto del rapimento si accorgono di aver sbagliato il secondo bersaglio, che era un bambino, così scappano con il solo Gianzanti. Verrà rilasciato dopo 52 giorni, nella zona dell'Ostiense dopo un pagamento di riscatto di 400 milioni, a cospetto di una richiesta di 5 miliardi. Prendono così i soldi e continuano quella linea di sequestri, alzando ancora di più il tiro. E nel frattempo Giuseppucci e la banda comincia a prestare soldi a strozzo, quelli dei sequestri, e prendono ottimi canali per la ricettazione. Nel novembre del 1977 avviene il sequestro del duca Grazioli Lante della Rovere, con la richiesta dei rapitori di 10 miliardi di lire. A questo sequestro partecipano tutta la nuova banda della Magliana. Dove si unisce anche quella di Enrico de Petis, Renatino. Il Duca si era recato, come ogni giorno, nella sua proprietà a Sette Bagni, dove la sua BMW e la macchina dietro del suo fattore Luigi Nanni verranno bloccate dai sequestratori. Nelle indagini che susseguiranno verrà fuori il nome di Enrico Mariotti, la talpa del sequestro che manda a colpo sicuro i criminali. E che era colui che gestiva la stessa sala dove corse, dove Giuseppucci aveva fatto il butta fuori. Mariotti era in contatto con il figlio del duca per via della stessa passione che condividevano, quella della caccia. Il duca non farà mai ritorno a casa, nonostante il pagamento del riscatto, perché, durante la trattativa, era stato ucciso per aver visto in volto un suo rapitore da quanto è emerso dai processi, i 2 miliardi pagati per il riscatto verranno divisi per un miliardo a quelli di Monte Spaccato, che avevano gestito il rapito, l'altro miliardo alla banda della Magliana, che con quei soldi, invece di spenderli, Giuseppucci vede il sogno di fare qualcosa tutti insieme, facendo cassa comune e investire i soldi in un progetto in grande, un progetto che vedeva quei ragazzi potersi prendere roma grazie di avermi seguito fino a qui se il video ti è piaciuto e volete sapere come la banda della magliana si è presa a roma in un secondo video scrivetelo nei commenti sarò lieto di accontentarvi ora iscriviti al canale per non perdere nessuna notifica dei prossimi video fai un giro sul mio canale spero di vederti presto grazie